cuore pulsante di Milano, tra le sue vie affollate, i suoi imponenti grattacieli, c'è chi cerca emozioni forti in modo poco convenzionale. L'arte di scalare edifici per raggiungere i loro vertici attira un numero crescente di giovani in cerca di adrenalina ed ha un nome ben preciso: rooftoping. Ma a tutti gli effetti, cosa spinge questi avventurieri urbani a sfidare costantemente il pericolo? Galleria, Duomo, Torre Velasca, Tre Torri, City Life, Milano è piena di palazzi, senza dimenticare le stazioni, Cadorna, Centrale, che sono tutti luoghi ambiti da questi ragazzi. A tutti gli effetti siamo stati invitati a salire, ma abbiamo declinato l'offerta perché ricordiamoci sempre che è un'attività che va un pelino oltre la legalità. Per questo motivo abbiamo deciso di lasciare la nostra attrezzatura, i ragazzi si riprenderanno in totale autonomia, non mostreranno i loro volti e soprattutto non sveleranno il luogo dell'intervista. La prima domanda che voglio farvi è: cosa vi spinge a farlo? Facciamo per vederci un po' una vista un po' più esclusiva di Milano, perché diciamo che un po' tutti ci ha stufati, e lo facciamo anche per questo, e anche un po' la noia, ma non è solo quello il motivo. Lo faccio anche perché ho una passione per le foto e i video, e avere delle foto e dei video su questi spot, cioè una cosa diversa rispetto alle solite foto di Milano, mi piace proprio avere quel contenuto un po' più esclusivo. Se vai su internet al giorno d'oggi trovi foto di Milano da ogni posizione. Con i dovuti permessi potresti raggiungere luoghi normalmente inaccessibili alle persone comuni. Ci avete mai pensato? Beh, in realtà ti sbagli un po'. Cioè, non sono le foto di tutte le strutture di Milano. Per esempio, le foto dal tetto della stazione centrale di Milano e dei vari dettagli non ci sono, minimamente. L'unico video presente su internet è quello di Alberto Angela, ma solo lui, un video di 20 anni fa. Come avete iniziato? Io ho iniziato Urbex tipo 4 anni fa, vedendo dei video su YouTube e sulla TV, e volevo provare anche io la stessa sensazione che avevano loro nell'esplorare questi posti abbandonati. Ho iniziato veramente da tanti anni fa, tipo 4-5 anni fa. Io mi sono imbattuto in dei video su TikTok e su YouTube di gente che saliva su dei tetti a New York, e da lì diciamo che sono stato un po' più spronato. Però ancora prima dei video, io fin da quando avevo 13 anni, 14, ho iniziato a esplorare più di altri posti abbandonati. Cioè, non salivo sui tetti, non mi interessava salire sui tetti, però mi piaceva l'adrenalina e esplorare posti abbandonati dove nessuno magari aveva il coraggio di visitare, come poteva essere una fabbrica, un ospedale, una scuola, in qualsiasi cosa, in un posto magari sperduto, non per forza in centro, in una città come Milano. Però da lì ho fatto anche, diciamo, il passaggio in centro città, per godermi anche la vista. Siete consapevoli dei rischi che correte? Facendo queste cose arrivi a un punto dove sai delle tue azioni e quindi ti fidi un po' più di te stesso. Magari la gente che lo vede la prima volta ha molto più paura. Per esempio, io mi ricordo quando vedevo i video degli americani che salivano sui palazzi, sulle gru, dicevo: io non farei mai, cioè mi veniva paura anche solo a guardare. Ma in realtà, praticando, detto onestamente, quella paura ti passa, quella paura è, secondo me, solo un limite in testa. Il rischio è più alto facendo queste cose, quello non lo metto in dubbio. Però ovviamente se sei una persona che sta molto attenta alle determinate azioni, magari pensa bene a delle cose prima di farle, ovviamente c'è molto meno rischio. Sono consapevole anch'io che è abbastanza rischioso. Cioè, diciamo, me ne frego anche un po' del rischio, perché bisogna anche essere consapevoli delle proprie capacità. Se ad esempio tu ti trovi a un punto in cui bisogna scavalcare qualcosa, sai che non riesci a farlo, è inutile provarci. Io provo sempre a superare le mie capacità, anche se non dovrei farlo. Ad esempio, vedo le persone su TikTok che si appendono letteralmente alle cornici dei palazzi. Provo a imitarli, però penso alle varie conseguenze. Oltre al rischio personale, il rooftoping solleva questioni legali e morali. Questa attività, spesso illegale, non solo mette in pericolo chi la pratica, ma può anche avere ripercussioni sulla sicurezza pubblica e portare a conseguenze legali gravi
per chi viene sorpreso. Provate mai paura quando salite su un palazzo? Sì, ogni tanto capita di avere paura, ma come dico sempre, la paura è solo un limite alle proprie capacità e basta superarlo mentalmente, perché alla fine la paura è solo un blocco mentale. Provandoci anche più volte, la paura comincia anche a svanire. Paura sì, più che altro di essere beccato. Il bello di questa cosa è anche l'adrenalina che c'è nel momento in cui lo fai. E soprattutto quello è bello. Siamo anche dei ragazzi, cioè vogliamo un po' esplorare. Tutto qui. I vostri parenti e i vostri amici sono al corrente di quello che fate? La mia famiglia non è a conoscenza di quello che faccio per paura di come possono reagire. Invece molti amici sanno quello che faccio e hanno paura per me che possa succedere qualcosa di pericoloso. Ad esempio, quando salgo su un tetto posso scivolare, o quando ad esempio entro in posti abbandonati e esca qualcuno all'improvviso e possa fare cose non molto carine. A parte della mia famiglia, la mia famiglia è lontana, non sono al corrente, però gli amici sì. Però ovviamente cerco sempre di dire ai miei amici di non ripetere le mie azioni, tra virgolette, perché comunque ti deve piacere, non si devono fare queste cose solo per creare del contenuto, per avere dei like. Cioè ti deve proprio piacere, devi essere una persona curiosa. Infatti molta gente sui social continua a chiedermi le informazioni per entrare in determinati posti, ma io non ho mai detto a qualcuno le info. Sia perché per appunto il rischio che può correre una persona che non ha esperienza al riguardo, ma anche per il fattore che se una persona ama veramente questa cosa, la va a cercare da sola. Che cosa si prova una volta arrivati in alto? Si prova una sensazione di libertà assurda e inspiegabile, anche per quello che facciamo. È un momento in cui non senti le persone, le vedi come delle formiche. Sei in un momento in cui ti perdi tra i tuoi pensieri in tutta tranquillità, ed è una sensazione veramente bellissima. Io quando salgo sugli edifici provo una sensazione di libertà, perché sono, diciamo, staccato dal mondo, non c'è gente intorno a me, quindi mi sento libero. E anche se provo molta adrenalina, è una sensazione unica da provare su se stessi. Avete mai pensato di andare in montagna o in altri luoghi situati in alto dove il rischio è praticamente azzerato? Secondo me è proprio un problema di Milano. Milano è una città fatta di cemento, dove non c'è molta natura, possiamo dire così. È una certa, dopo che hai visto tutto, cerchi altri spot. Semplicemente quello, magari per vari motivi non puoi spostarti nella città. Quindi magari per farlo semplice dire andate su una montagna, io sono andato in molte montagne. Però vuoi provare di tutto. Tutto qua, stando magari in un lungo periodo dove sei fermo a Milano, per esempio, vuoi goderti uno spot su una direzione diversa. Il bello anche di questa esperienza è che è totalmente gratis. Infatti la maggior parte di chi fa queste cose sono ragazzi. Come sono un ragazzo giovane anch'io, come anche lui, non è che noi abbiamo tutti questi gran soldi. Cioè, se avessimo i soldi faremmo un viaggio, ovviamente non penseremmo a salire su dei tetti, effettivamente. Ed è anche quello che porta lo stare in una città, una certa... Cioè, se vuoi vivere ogni giorno esperienze nuove, non puoi spendere ogni giorno soldi. Il bello di questa esperienza è anche il fatto che non paghi un euro, cioè fai tutto dalla tua voglia di esplorare. Io, ad esempio, ho provato a scavare delle pareti con le attrezzature e tutto il resto, ma secondo me non è abbastanza, diciamo, adrenalinico confronto a scavare degli edifici. Io pratico, ad esempio, uno sport abbastanza estremo, il downhill. L'enduro, praticamente discese in bici dalle montagne. E io adoro queste cose estreme perché l'adrenalina è veramente altissima, visto che il rischio è proprio dietro l'angolo.
vere esperienze della Liga sono quelle dove non c'è molta sicurezza dal mio punto di vista. Navigando sui social è facile rimanere affascinati dalle prodezze di chi pratica il rooftoping, ma dietro ad ogni foto, dietro ad ogni video, c'è una storia non detta e molte volte anche un rischio non calcolato. Quanto vale un like quando in bilico c'è la vita? Uno dei motivi per cui lo fate è anche per diventare famosi sui social? Io per lo più lo faccio per fame di adrenalina, visto che non pubblico molto sui social e non mi interessa avere like o visual per queste cose. Preferisco provare adrenalina per me stesso. Io sono anche appassionato nel fare le foto e i video, tutto da smartphone. Diciamo che appunto mi piace creare un contenuto un po' diverso dal solito, cioè avere delle foto in varie angolazioni di Milano, che non tutti possono fare, una cosa che mi piace tantissimo. E ammetto anche che le pubblico sui social per fare vedere le mie creazioni. È un modo per esporre un po' quello che facciamo tutti al giorno d'oggi sui social, però non è solo quello. Sfrutto questa mia passione nell'urbex, mischiando anche un po' la mia altra passione nel video e foto, quindi automaticamente mischio entrambe le cose. Siete consapevoli che potenzialmente pubblicando i video sui social potreste indurre chi li guarda a imitarvi e quindi a rischiare la vita? Assolutamente sì, sono al corrente. Infatti in quei pochissimi video che io ho fatto sui social, perché sono veramente pochi rispetto ai video, cioè rispetto alle esperienze che ho vissuto, quelle poche volte assolutamente bisogna non mettere l'entrata nei posti, anche perché in ogni posto dove vado non è così facile arrivarci ad entrare appunto in quel determinato edificio. Quindi sì, magari invoglio qualcuno, ma cioè, quello che vede sono, come dico, il contenuto sul tetto, ma non ci sono informazioni su come accedere al posto. Cioè, un ragazzino non può mai emularlo, perché non ha la giusta informazione per accedere al posto. Qual è il palazzo più alto sul quale siete saliti e qual è il palazzo sul quale vi piacerebbe salire? Io ho scalato questo e un altro edificio che è leggermente più alto di questo. E mi piacerebbe molto anche andare a New York, visto che lì i grattacieli sono veramente molto alti confronti con quelli che ci sono a Milano. Sto aspettando di andare a New York per poter fare Urbex lì, che conosco molta gente che lo fa. Qui a Milano il palazzo mi crediti in Porta Garibaldi, cioè il palazzo più alto di Milano. Sarebbe un grande sogno per Il palazzo che vorrei salire più alto qua a Milano è la Torre dell'Allianz nella zona City Life. Per noia molti giovani compiono attività a volte pericolose. Come si sconfigge la noia? Allora, questa è una domanda alla quale mi faccio ogni giorno in realtà. Non so nemmeno io la risposta, vorrei saperla, vorrei sapere un modo per non annoiarmi. Io mi annoio purtroppo ogni giorno, non ho più, non mi stimola più niente. Sarà colpa dei social, sicuramente sì. Sono anche quello il problema. Quei video brevi che ti danno quella soddisfazione continua che ti porta alla noia, tutto ti annoia dopo aver usato il cellulare magari per ore. Il consiglio che posso dare è non usate troppo il cellulare. Può sembrare una frase da boomer, però è veramente così, non usate troppo il cellulare. Un problema di questa generazione sono appunto i telefoni che ti tengono incollato tutto il tempo al telefono e non fai niente, non esci di casa, anche per fare qualsiasi cosa, tipo la spesa, ormai sul telefono c'è qualsiasi cosa. E i giovani d'oggi giocano tutto il tempo col telefono e si annoiano molto. E quando arrivi a un certo punto che dici non ce la faccio più, fai delle cose che non dovresti fare. Voi sapete che esistono atleti che diventano famosi praticando sport estremi. Se la regione o un altro ente vi finanziasse, sareste disposti a lasciare quello che fate e dedicarvi ad altre attività che potrebbero anche portarvi un guadagno? Ovviamente, beh, sì, poi ovviamente dipende dalla proposta, ci sono vari sport estremi, ma mi farebbe ovviamente un grande piacere fare una roba del genere.
Proverei assolutamente, anche perché è vero, non porta un guadagno, ma non lo fare, noi non lo facciamo per guadagno, come già detto, lo facciamo per vivere un'esperienza diversa, per esplorare, per vedere punti che non vedono in molti, punti di vista che non vedono in molti, come può essere un tetto. Io pratico già uno sport estremo, come ho detto prima, faccio downhill e enduro con la bici. Però il problema più grande che ho è che sono a Milano, che questo sport serve una montagna, e essendo a Milano è difficile che si possa fare. Ad esempio, un sogno più grande sarebbe diventare un atleta Red Bull e farlo diventare un lavoro effettivo. L'adrenalina è un potente motore che spinge l'uomo oltre i propri limiti. Nel caso del rooftopping ci invita a riflettere. Dove tracciamo la linea tra coraggio e incoscienza? Tuttavia è fondamentale ricordare che la sicurezza deve venire prima di tutto. È nostro dovere promuovere attività sicure e responsabili, ricordando ai giovani che l'avventura vera si trova nel vivere pienamente, ma con coscienza.